Nelle quattro edizioni in Piemonte 2010-2014, 3.086 candidati, 86 talenti e 23 aziende coinvolte. Nella prima edizione in Veneto, 1.143 candidati, 18 talenti e 7 aziende partecipanti. Nell'edizione numero 1 in Emilia, 1.028 candidati, 18 talenti e 9 aziende. Sono i numeri del Campus Granda organizzato da Professione Lavoro. Ma che cos'è? Un recruiting che viene fatto su tutto il territorio regionale, nelle principali facoltà universitarie e job placement. Questi ragazzi si iscrivono a un portale del lavoro che abbiamo creato ad hoc per l'iscrizione dei talenti, dopodiché viene effettuata una profilatura rispetto alle esigenze delle aziende che partecipano al campus. Una buona parte di questi, superata la fase di colloqui di gruppo, viene intervistata individualmente attraverso dei colloqui motivazionali e la somministrazione di test psicologici e di proiezione della personalità. Riteniamo fondamentale, proprio per la competizione sempre più elevata delle aziende, che queste riescano ad avere le migliori risorse umane, possano investire nelle risorse umane, nella formazione di questi talenti per poter poi trasformarli in una vera e propria opportunità. Noi sin da subito, dal 2010, come iScris abbiamo sponsorizzato e promosso questa iniziativa. L'Europa ci sta chiedendo di essere più competitivi. La competitività non passa soltanto con l'acquisizione di mere e fredde tecnologie, ma con il contributo significativo della componente umana. I protagonisti, aziende e candidati ne parlano così. Perché avete deciso di scommettere su questa iniziativa? Ma perché noi scommettiamo sui giovani e quindi questa riteniamo che in provincia sia la migliore iniziativa per dare spazio e voce ai giovani. Sappiamo che un giovane non può essere utilizzato subito nell'operatività, quindi adesso dobbiamo investire per essere pronti fra 2-3 anni, sperando si uscirà dalla crisi e avere questi giovani che sono pronti per portarci fuori. Ho seguito sui giornali locali il fatto che ci fossero appunto le selezioni, ho detto perché no, proviamoci, ho mandato il curriculum, ho fatto le diverse selezioni e per fortuna sono arrivata fino qua. Ho cercato di bussare a tutte le porte che mi si trovavano davanti. Ho partecipato anche a dei concorsi per eventuali esperienze all'estero, spero che mi si apra qualcuna di queste porte. Le difficoltà sono sicuramente tante, ma credo che nei momenti difficili sia il momento migliore per rialzarsi e trovare le idee giuste, per trovare la propria strada. Poter passare il primo step di un curriculum informale e impersonale a una presentazione più personale, diretta con più aziende assieme, è una bella occasione. Ecco. La missione è importante perché noi abbiamo come gruppo un importante programma di crescita e per crescere abbiamo bisogno di talenti. Non mancano workshop e approfondimenti tematici. Non so ancora di preciso quale sia la figura che dovrà coprire, commerciale piuttosto che risorse umane, però credo molto in quella che è una selezione mirata del candidato e quindi qualcuno che sia riuscito a trovare appunto tra 1.000 e passa persone quella effettivamente che possa dare un qualcosa di più all'azienda. Che è un modo per acquistare visibilità sul territorio, per farsi conoscere come azienda che vuole investire e investe sul territorio, e anche perché come multinazionale con altri siti italiani siamo costantemente alla ricerca di giovani ragazzi da inserire nella nostra struttura. L'ho conosciuto per caso su internet, stavo navigando, ho visto questo annuncio e ho provato. Penso che sia comunque una grande opportunità venire in diretto contatto con il mondo aziendale. Questa esperienza è molto interessante sia a livello formativo che professionale per gli ipotetici sbocchi che potrebbe dare a giovani come noi, perché è importante che ci siano delle iniziative come queste volti ad assicurare la conoscenza di nuove realtà professionali. Mi ha entusiasmato quando me ne hanno parlato per il fatto che comunque si va a fare una selezione su dei giovani che è un po', diciamo così, la visione con cui abbiamo sempre gestito la nostra azienda. Io vengo da un lungo periodo all'estero, dove ho preso un master in International Business Management alla European Business School di Londra
Dopo ho vinto il progetto Leonardo della Comunità Europea e sono partito per Sofia in Bulgaria, dove ho fatto consulenza internazionale. Sono nata in Bosnia Erzegovina, poi a causa della guerra io e i miei genitori siamo arrivati in Italia nel 93, ormai 20 anni fa. E, ho fatto gli studi in Italia, a Brescia, mi sono laureata e quando ho compiuto 25 anni, insomma, ho deciso di fare un'altra esperienza importante per me e di andare in Siria, ad Aleppo, dove sono stata 4 anni e poi a causa di un'altra guerra sono tornata in Italia, ma con piacere, perché l'intenzione era quella di tornare nella mia bella Italia. Io spero di trovare un'azienda che creda in me e che possa investire e esaltare le mie qualità. Incontrare imprese che siano interessate a investire sui giovani e che riescano ad offrire, diciamo, una buona opportunità lavorativa. Sono direttore del marketing nella radio 5.9, quella andata in onda su MTV l'anno scorso per essere nata dopo il terremoto. Dunque, partecipo al campus perché mi hanno consigliato di partecipare ed è stata un'esperienza, insomma, che mi è piaciuta, e quello che mi aspetto dal campus è ovviamente di conoscere le imprese che hanno questi progetti, perché mi interessa sapere quali sono le innovazioni che vogliono portare in campo le nostre grandi imprese. Il 70% in Piemonte dopo 12 mesi e il 50% in Veneto dopo 3 mesi dei candidati ha trovato lavoro. You feel like a room without a roof.